neanche immaginare, neanche immaginare. Non te lo potrai neanche immaginare, neanche immaginare. Se... Bentrovati in questo nuovo video. Ancora una volta su quei due baccalà di Packer e Chester. Ancora una volta, ciao. Ancora una volta Packer e Chester. Maronne sono proprio, guarda. Sto già sudando, Scopriamolo insieme. Un cannolo. Porca miseria. Tralasciando il poster inquietante che ha Parker dietro, ma vabbè. Per questo episodio abbiamo ricevuto un'email da una ragazza di 19 anni di nome Lilly. Da una ragazza di 18 anni chiamata Jennifer. Da una ragazza di 18 anni di nome Taylor. Di nome Shelby. Audrey, che si chiama Lea. Mai una volta che gli scrive un ragazzo, Incredibile. Sempre belle patonze trovano Parkinson e Chester. Non lo so, ha un viso un po' inquietante questa Shelby, Sembra giovane rispetto alle altre. Quando è nella sua camera sente dei sussurri provenire da fuori. Lo sconosciuto finge di essere sua madre. Ecco, di nuovo lui. È sempre lui, il cattivo principale dei nostri video. Ready Pixel. Oh, ma come ti permetti? Che la osserva durante la notte. Dice di scriverle se anche tu hai voglia di baciarla e rimanere senza fiato. Ma stammi lontano, scellerata, che non voglio ammalarmi. 40 gradi Celsius all'ombra, chiamo i carabinieri. Ma li mandiamo con i gelati. Ci ha mandato questo video come prova. Allora guardiamolo. Si sente qualcuno respirare. Cosa? Bagiones è contro cojones. Attenzione, aprono la porta. Mi scusi, ma la smette di fare il mostro della situazione qui o dobbiamo già inalberarci? Ma cos'è che sta facendo? Let me in, sweetie. Cosa va a fare tutta intrimonita nel bosco a quest'ora della notte? Svergognata. Ah, io non vedo niente. Ma che succede? No, no, ragazzi, io non ci vedo niente di strano. Forse chi lo sa, magari c'era un re di pixel nascosto, Bellissimo, non lo so, non lo so. Evoco immediatamente Esther Benson in posizione di attacco. Cosa? Chi è quella bestia di Satana dietro all'albero? Incarognita. Cosa vuoi? Dice lei. Ragazzi, sono già allarbito. Ha pure chiesto aiuto ai suoi genitori, ma non l'hanno presa sul serio. Vabbè, quando mai? Così noi abbiamo deciso di andare a casa sua a settare delle videocamere e passare lì la notte. Ma quando mai? Noi oggi andremo a controllare. No. Regia, faccia partire. Porco schifo, che coraggio che ci vuole. Subito! Non lo voglio fare. Non lo faccio. Lo faccio. Mr. Parker, pensi davvero che ci sia qualcuno in casa con lei? Dal video che ci ha inviato sembra che la sua compagna di stanza sia pazza, matta. Non ci vuole un genio per arrivare a questa conclusione, ma andiamo avanti. Non ci ha mandato una prova effettiva e fattuale. Magari ci piglia per il culo. Chester, per favore, stai zit, che ci ha mandato un video. Non lo so, amico, sono un po' allarbito per tutto questo. Ma perché mi deve far triggerare Chester? Alla fine decidono di andare in quella casa. Chester, che ozzaca ha in testa? Ve l'ho detto prima, non fatemi parlare! Maestro, Moseca! Come facciamo a sapere che non sia magari qualche animale malato? E mo' mezz'ora in macchina per arrivare dall'asciura. E sapete cosa significa questo? Lo sapete? Li avete visti sulle rive di Teramo. I nani sulle rive del fiume, la mandracola e il fico sacro. Eccola lì, è la casa di Pixolao. Chissà cosa troveremo dentro. C'è il manicomio abbandonato. Dai, andiamo a parlarle. A parte che non ce l'hanno fatto vedere il manicomio abbandonato, ma vabbè. Finalmente sono arrivati in quella che sembra essere la casa maledetta 3, il ritorno di Pixolao. Ma sorvoliamo. Ma questo posto è abbandonato, cade a pezzi. Olè. Coraggio, vieni a me. Op. Scendiamo dalla macchina, dai. Ave Maria, piena di grazia. Dai loro schiaffi quotidiani. Ma siamo tutti curiosi come Zap Zap. Chi è Zap Zap? Zappavigna o la grande Z? Questo è un grande mistero. Questo non metterla, ovviamente. Era per provare l'audio. Buffone! Dai, trimoni e contro trimoni. Adesso bussano alla porta e chi si affaccerà mai? Come da tradizione vanno a bussare e stavolta si ritrovano davanti Sabrina modificata. Sì, è così. Okay. Salvini triggerato che bestemmia. Ne sono sicuro. Che simpaticone! Si incamminano alla casa, bussano e si trovano davanti Follettina Creation che genera un chilo di baciones. Zeb 89 più pelato che mai.
Wow. Mo aprono e si ritrovano davanti Richard Charles Stevenson Bradbury Benson. Richard Philip Henry John Benson. E si trovano davanti Akuma X-Rex. Montecorvino, Rovella, Montecorvino, Rovella. E si ritrovano davanti Praticò Ingoblinito. Ehi. E invece no. Trovano davanti la patonza delle mail. Mannaggia, Audrey. E invece no, appare una 18enne selvatica. E invece no, li apre Emma. Come al solito, patagnoste su patagnoste. Sei una ragazza carina. Chester. E rullo di tamburi. Ciao! Non è la tipa che si vedeva in foto. Godo come un riccio, L'ennesima diciottenne fuori di testa, Ovamont. Ma Parkinson e Lily si presentano, ma Lily è chiaramente una matta senza cervello. Parker, per favore, scappa. Ma come te lo dobbiamo dire? In aramaico antico? Intanto c'è Zeb, sempre in agguato, eh. È lì, nascosto dietro a qualche mobile. Ok, risponde Parker. Chester, come al solito, si sta cacando sotto e chiede a Parker se è impazzito nel seguirla oppure se mangia sassi. Per me, la seconda opzione potrebbe essere quella più veritiera. Che errore, che brutta situazione in cui si sta scacciando questo qui. Ah, si sono seduti in quella che sembra la stanza di un serial killer. Un attimo che mi metto in contatto telepaticamente con la polizia. Sì? Che succede? Sa già chi sono, vero? Servono i lanciafiamme. Subito. Ma comincia pure a esporci le tue informazioni. Dici a noi che cosa ti preoccupa, subito. Quindi che altre voci hai sentito oltre quella? Pensa, una volta ho sentito anche Ready Pixel che sbircia in casa mia da fuori dalla finestra. Che ci provasse con me, che li mando GSS a farli capranzi. In compenso la porta di camera mia era stranamente aperta. Mi dispiace, Lily, di farti parlare di ste cose spelotanti, ma dici che possiamo parlare con Margaret? Come parlare con Margaret? Scostumata su calloni, Bellinco Ghiuna si è sdraiata con le scarpe sul divano. Sembra la bambola assassina da adulta. Guardate, ragazzi, la parola va a Chester. Ma pensi che le voci possano venire dalla tua testa? Non lo so, magari ti mancano i tuoi familiari. Chester, ma la... A dire il vero sì, c'è qualcuno, ma non posso parlarne perché, sai, è una roba un po' privata. Cosa? Non ne puoi parlare. Chester, prendi la tua roba e andiamo via. Piacere di conoscerti, dice Parker. Che ozak stai dicendo? Ma non vedi che faccia ha? Ma non scappi in Messico. Vabbù, Audrey. Audrey. So ozak di nome che ti ritrovi. Ci fai vedere dove dormirai stanotte? Ammicate. Ma questa è pazza. Ma prendi un biglietto aereo per l'Antartide e scappa via a gambe levate. Ma che cosa stai aspettando? E si comporta in modo aggressivo nei miei confronti. Bobbe male bobbe. Ma io davvero... Ma che devo fare con questi cani satanici? Sheila, i casi sono due. O chiami i Power Rangers o ti compri un lanciafiamme. Cosa facciamo? Bassano, sei tu. Ok, allora facciamo così. Sistemiamo le videocamere di sicurezza e poi andrei a dormire come se niente fosse, ok? Ah, ok, che cosa? È il contrario di quello che ti ho appena detto. Genius! Perché siete così spaventati? Come per... È peggio di Lion, peggio! Ho scoperto che c'è il modo di uccidere! Ti voglio bene, Ettore. Perdonami, ma ti voglio... Devi scrivermi, scrivimi! Senti, Emma, lo so che stai passando un momento difficile, ma noi vogliamo solo aiutarti. Ti stiamo offrendo una proposta che non puoi rifiutare. Stanotte dormirai sogni tranquilli, mentre noi piazzeremo delle telecamere e guarderemo tutto dalla nostra macchina, lo capisti? Come mai sei diventato siciliano, Parker, di colpo? Mo ci siamo noi, figurati se ha le pelotas di venire anche stanotte. Pistrello! Oh, il mostro si gira e dice testuali parole. Non dire parolacce, non te devi permettere. Un secondo che devo ultimare l'acquisto su Skyscanner per Caracas, solo andata. E adesso settano le GoPro, come se le GoPro potessero aiutarli, potessero salvargli la vita. Dai, è ora di finirla. Dai, su forza, mettete queste videocamere che siamo tutti in allerta pronti.
pronti! Mosse entrano le videocamere. Il vulcano! Il vulcano! Il vulcano sta eruttando! Ogni giorno ne mangia quintali! Un cannolo! Possiamo metterti le videocamere in camera? Così possiamo spiarti mentre dormi? Regina? Regina di Pixel? Sta diventando una puntata del Grande Fratello. Parker, non mi sento al sicuro. Puoi restare a dormire qui con me stanotte? Ha rimorchiato, signori! Italia! Finalmente ha rimorchiato, Parker! Sì! E Chester ha fatto questa fine qui. Ai 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 ai, mai andare a svegliare un ciolao che dorme. La tipa fa entrare Parker, che ha praticamente un faro sulla videocamera, tipo FBI Open Up. Volo comandato. Cos'è quella roba lì? Questo è il ciufolazzo. Questo qualcuno farà una brutta fine. Adesso guarda da sotto la porta e vede due coppie di piedi. Ma un secondo ragazzi. No, adesso basta, lo faccio. Sky scanner. Anzi, cerca voli. Non credo che riuscirò a dormire stanotte. Oddio, vanno a dormire veramente. Come sempre, come sempre. Sì, sì. Nonno Cozzalo? Ma sei andato a raccogliere le olive ieri? No, no, le ho già raccolte le olive. Però ho bisogno del tuo aiuto, del tuo intervento. Ma sempre questa violenza. Mamma mia che fiato. Allora questo non è un villaggio tu. Ho sentito il vaso muoversi, eh? Attenzione. Poteva fare fichi fichi con un mostro in casa. Cioè un'esperienza unica. E invece no, ha rifiutato. Incredibile. Ma sì, hashtag andrà tutto bene. Andiamo a dormire, dai. In faccia te lo do l'hashtag. Se continui a dire baggianate su baggianate. Siamo andati nella nostra auto. Abbiamo aspettato. Stavamo andando a letto a dormire, ma Chester ha deciso di dare un'ultima occhiata alla bambola. Ma Chester vuole forse morire? Amico, guarda, prima era in un'altra posizione. E certo, perché è un uomo quella bambola. Ha una maschera, porca miseria, i caprazzi. Ma cos'è quel cuore disegnato con scritto Lily più Re di Pixel? Ma come si permette? I trimoni adesso vanno a dormire. Anche Lela sta dormendo, dormono tutti, ma sì. Tanto che cazzo ce ne frega a noi? C'è soltanto un essere inquietante che dorme nell'altra stanza. Mi scusi, parlo con l'associazione italiana contro i re di Pixel e i Ciolao? Ma ha sbagliato numero, ha fatto un sì. Numero sbagliato. Ho un lavoro per voi. E in cucina, YouTube anche io. Nel salotto, re di Pixolao, ci sono tutti stasera, tutti. Ma evoco Marco Togni. Lo faccio mangiare. Adesso rilassiamoci, vediamo i filmati. Se siamo fortunati si spoglia anche, eh? Parker e Chester, professione voyeur. Mo' sotto al letto c'è Marco Togni tutto modificato, tutto indremonito, che non vede l'ora di mangiare. Sai, ti ho preparato la stanza. Lady... Volevi! Sentite, sentite, ma questa è pazza! Questa è... sentite. Bestie. È tornata a dormire. Mo' evoco subito cannavacciuolo Super Saiyan Blue. Le brutte intenzioni e i trimoni. La figura di merda di ieri sera. Cosa? Ma qui siamo tutti da noi, le tabelline incrociate. Ma dov'è Bob e Malley quando serve? Basta, è ora di finirla. Evoco un Gianni il Biondo. Questo è un segnale che qualcosa mi... Ciao. Non si sono ancora addormentati. Incredibile. Più creepy di Marco Togni versione Alien. Ciao. Era da un anno che ti aspettavo. Finalmente sei qui a casa mia. Ma si è addormentato quel trimone di Chester. Ma no, mo ci penso io a svegliarlo, guarda. Ma stiamo scherzando. Ma è bruttissimo, sudicio, lezzo. Mamma mia, che coraggio che ci vuole. Cosa? Ma guardatelo, è uguale spiccicato a Re di Pixel, quel maledetto. Ti eliminerò prima o poi. Sembra il maiale di sole enigmista. Guardate che roba. Io, se permettete, non voglio averci niente a che fare con questa bestia, con questa oscenità. Cos'è che dice? Ma questo è tutto modificato. Alza il volume, Ozak, alza il volume. Voi vedete qualcosa di strano, a parte il suo lato B? Zan 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 zan. Effetto Pac-Man, effetto Pac-Man. Però possiamo arrivare al nocciolo, per favore? Che sta eruttando il vulcano. Maronne, che spavento che mi son preso. Meno male che ho il pannolino stasera, guarda. I capranzi, la coffee dance, i nani, hashtag andrà tutto male. Chester, eccolo dai, eccolo che si è rivelato per quello che è. Re di Pixolao versione finale, mega digi evoluto. Ogni giorno ne mangio un quintal. Io pensavo diventava un ciccione. Ascoltiamo. Ma questo è modificato. Chester,
Sei addormentato? A sberle lo sveglio, mo. A sberle. L'utilità di Chester in questo video è pari a zero. Tiro fuori il lanciafiamme adesso, eh. Adesso tiro fuori il lanciafiamme e preparo gli schiaffoni, eh. Schiaffoni e lanciafiamme insieme, eh. Chiamo nonno Cozzalo, eh. Dov'è? Dov'è il telefono? Ma ragazzi, ma c'ha il pannolone? Lo vedete anche voi? Ma è sotto le coperte della ragazza! Ma è sotto la nuova legge, Geraldo! Non voglio avere niente! Niente a che fare! Ci ha sgangherato 3 videocamere su 4. Forse è il caso che facciamo qualcosa. Chester, ma sei impazzito? Vieni a dormire e lascia in pace questo simpatico omino per nulla inquietante e sicuramente non pericoloso. Ma sì, aspettate ancora un po' a fare irruzione. Una roba certosina oggi questo video. Fammi vedere se riesco a sistemarle, dice Chester, che ancora non ha capito che deve smetterla di dire cazzate. Scusate, qualcuno può dire a quel re di pixel di smetterla, che non è divertente quello che sta facendo, o no? Come mi sta chiamando? Pronto? Ascoltate, la prossima volta che tu mi nomini e ti mangio le dita dei piedi. Geraldo, devi smetterla di farmi gli scherzi telefonici, hai capito? Ma che razza di cane è? Scusate! Ma come si muove, sto scellerato? Evoco un Richard, eh. Io devo sta con gente tipo James Rodriguez. Gliela mangiate, ragazzi, le dita dei piedi, finalmente! Godimento infinito! Re di Pixolao, forma finale! Chester ha scoperto su internet che la casa in cui stanno dormendo, questi due baccalà, è una casa infestata. Pure. Ma molto bene, godo. Si è alzato in piedi, basta, evoco un One Scathman, in posizione di attacco. Signora, c'è un uomo per lei. Che? Un uomo, ma che significa? Ah, ai ai ai, capranzi, la tipa dorme, Parker corre, GS schianto che balla la danza del cannolo. Oh merda, era proprio qui. Corre, va, è Parkinson. Lela, qual è il problema? Dice Parker, che ormai non ha più neuroni funzionanti quell'uomo. Un po' più lenti la prossima volta, tanto che volete che sia un mostro alla finestra, voglio dire. Ma li sbottiglia, i capranzi, aiuto! Cos'è successo alla tipa? Si è ingoblinita. Forza Jennifer, andiamo! Cosa? Ma quello è un mostro alieno uscito dalle peggiori cantine di Caracas! Correte, Ozak, che c'è Redicholao forma finale, che vi sto aspettando. Andate velocemente in camera della tipa. Per tutti gli dei del Monte Corvino Rovella. Ma che schifo c'ha sulla gamba? Ma piatelo. Dovete stare lontani da me. Evoco uno Shaggy ultra istinto subito. E adesso, ragazzi, attenzione. Parker se ne esce fuori con una perla. Lela, avrai avuto un incubo. Ma posso essere alquanto terrificato? Ma stanotte chi dorme? E attenzione, Parker dice testuali parole. Ma che sei, drogato? Io non sono drogato, tu come sai? Vaffanculo. Un cannolo. Vaffanculo. Ma stiamo veramente dando i numeri. Tu, Taylor, dormirai in un posto sicuro. Parker si è sicuramente cacato sotto come non mai. Impari ad entrare nelle case abbandonate. Baccala. No. Vieni, Germano, vieni a vedere. Vieni a vedere, dimmi se questa cosa non è allarmente a livelli massimi. Vieni, dai. Guarda, eh. Madonna santa. Incredibile, signori, la tipa scappa e torna nella casa del pazzo sconternato. Pazzesco, più di Ciccio Gamer arabo. Un consiglio, dai fuoco alla casa e scappa a Milano. Abbiamo potuto identificare l'uomo grazie alla sua targa e abbiamo dato queste informazioni alla polizia. E finisce così. Voi che facete? A 120.000 like, a 30.000 like, lo giuro. Giuro ragazzi, giuro. Lo giuro. Sapete cosa faccio? Nonostante i 40 gradi all'ombra, prendo un aereo, vado nella mia cantina a settare delle videocamere nascoste, che ho sentito dei rumori strani. Guarda che ti osserviamo noi, Redipixel. Stai attento, eh.